Il cuore e le nuove frontiere in cardiochirurgia. E questo è il tema della quinta puntata del Tè della Salute. Sigla e diamo inizio a questa puntata. La quinta puntata del Tè della Salute. Ci troviamo nel nuovo studio allestito all'interno del Museo Diocesano di Andria, che ci sta ospitando in tutte le puntate di questa seconda edizione. Ecco, quindi vado a presentarvi subito i nostri ospiti. Come di consueto, la presidente del Circolo della Sanità di Andria, la dottoressa Flora Brudaglio. Benvenuta. Un caro saluto a tutti. E qui al mio fianco ho anche un'altra ospite d'eccezione, che è la dottoressa Concetta Losito, dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia del Policlinico di Bari. Benvenuta dottoressa. Grazie per l'invito, piacere. Dottoressa Brudaglio, nella puntata di oggi affrontiamo un tema molto delicato che riguarda le questioni di cuore, ma inerenti alla cardiochirurgia, i suoi sviluppi, le sue tecniche di massima specializzazione, anche perché, ricordiamolo, con il cuore non si scherza. Parliamo di cuore e parliamo col cuore. Forse è questo lo slogan che possiamo usare per introdurre questa puntata su un organo vitale che è appunto il nostro cuore. Sicuramente non è semplice, suscita tante emozioni, ma noi proveremo a percorrere delle strade culturali che ispirano fiducia, che riescono ad infondere speranza e che sicuramente ci daranno anche la possibilità di riscoprire nel dono il vero valore della vita. Ospite in studio è la nostra socia, la nostra dottoressa, che è un cardiochirurgo. Certo, cardiochirurgo è un termine che incute molti timori nel paziente, perché si pensa soprattutto alla necessità di un intervento chirurgico, che certamente non è un'evenienza rassicurante, soprattutto se consideriamo che lo si fa per una patologia cardiovascolare. Ma il nostro affidarci al cardiochirurgo non è solamente un gesto puramente obbligato, ma è qualcosa di più. È sicuramente il traguardo di un approccio che unisce competenza, unisce esperienza e sicuramente anche una parte di un viaggio che parte proprio dalla storia clinica del paziente, dalla sua storia personale e tiene conto anche delle sue esigenze. Noi intanto qui in studio ci affidiamo a lei. E proprio alla dottoressa Concetta Losito faccio la prima domanda: che tipo di interventi si effettuano in cardiochirurgia? In cardiochirurgia afferiscono tutti quei pazienti che non possono essere sottoposti a terapia medica o ad altri approcci, quindi gli interventi, diciamo, più frequenti in cardiochirurgia sono gli interventi di rivascolarizzazione miocardica, cosiddetto bypass aorto coronarico, interventi riparativi o sostitutivi delle valvole cardiache, sostituzioni dell'aorta, interventi combinati, cioè più interventi nello stesso paziente di quelli che ho citato in precedenza, reinterventi, sostituzioni di protesi degenerate o infette, protesi precedentemente impiantate. E poi noi ci occupiamo anche dei trapianti di cuore, e impiantiamo anche le assistenze meccaniche, cioè i VAD, che sono praticamente dei device, dei dispositivi che vengono suturati direttamente sul ventricolo disfunzionante e servono appunto a garantire un'adeguata gittata cardiaca, insomma, a preservare la vita del paziente. Dottoressa, oltre a occuparvi di interventi programmabili a breve, effettuate anche urgenze? Di che tipo e in quali casi?
Sì, le urgenze sono tante purtroppo. Diciamo che quelle più frequenti sono appunto le rivascolarizzazioni in emergenza, pensiamo all'angina instabile, un riscontro di una stenosi critica di una coronaria importante, il tronco comune, pensiamo alle dissezioni aortiche che sono purtroppo molto frequenti, distacchi di valvola, protesi bloccate, rotture di cuore, tumori o trombi endocavitari. Inoltre noi siamo centro hub, quindi centro di riferimento, quindi attivi 24 ore su 24, accogliamo pazienti in shock cardiogeno e quindi sono pazienti che poi vengono messi in assistenza ECMO, che ECMO arterovenoso è una specie praticamente di circolazione extracorporea che serve per preservare la vitalità di tutti gli organi quando il cuore non funziona. Dottoressa Brudaglio, so che lei vorrebbe rivolgere una domanda specifica alla dottoressa Losito. Sì, volevo dire questo. I dati di letteratura evidenziano un aumento appunto della percentuale di dissezioni aortiche. Volevo chiedere se questo dato è confermato nella tua esperienza clinica e se ci sono dei fattori che facilmente si associano a questa patologia, l'ipertensione, i fattori stressogeni. Altro. Sì, purtroppo ci troviamo troppo frequentemente ad affrontare questo intervento in urgenza-emergenza. L'aorta, considerate, è l'arteria principale del nostro organismo, che parte dal cuore e porta il sangue a tutti gli organi. Quindi potete ben capire che una sua dissezione, una sua rottura, può essere pericolosa per la vita. Certo, in molti pazienti c'è una patologia di base, spesso genetica, di malformazione, di degenerazione del tessuto connettivo o degenerazione proprio della parete aortica, però in tutti i pazienti la causa scatenante della rottura è la crisi ipertensiva. Quindi il messaggio che vorrei far passare è quello di tenere sotto controllo la pressione arteriosa, oltre agli altri fattori di rischio cardiovascolare. Focalizziamo adesso l'attenzione su una problematica molto delicata, quella del trapianto. Dottoressa, lo aveva appena accennato lei nella precedente risposta. Quando è necessario e aggiungerei indispensabile ricorrere al trapianto di cuore? Il trapianto è indicato in tutti i pazienti in shock cardiogeno, in scompenso cardiaco, refrattario alla terapia medica. Quindi pazienti vengono studiati in maniera adeguata e, se ritenuti idonei, li inseriamo in una lista d'attesa. Da questo momento in poi il paziente può essere chiamato in qualsiasi ora del giorno e della notte, qualora ci sia la disponibilità di un organo. I cuori dei donatori da dove arrivano e qualora il destinatario di una donazione volesse ringraziare il donatore, a chi dovrebbe rivolgersi? I cuori vengono prelevati in tutta Italia e in alcuni casi anche all'estero, pensiamo ai pazienti che sono in lista d'urgenza per trapianto. C'è, dovete sapere, una rete regionale trapianti, è una rete, un coordinamento anche nazionale trapianti che si occupano appunto di allocare gli organi e vari centri a seconda delle emergenze e delle esigenze di ciascun centro, e si occupano appunto anche di coordinare le operazioni di espianto di tutte le equip chirurgiche impegnate nelle attività di trapianto. E qualora il paziente, il ricevente, volesse ringraziare il donatore? Per quanto riguarda la seconda domanda, no, purtroppo non possiamo rivelare il nome del donatore. Quindi resta in anonimato? Sì. Dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore, il paziente che percorso deve intraprendere? Il paziente ovviamente intanto resta da noi, ha una degenza che è variabile a seconda della condizione di partenza che ha portato il paziente al trapianto. Poi chiaramente esegue un ciclo di riabilitazione e poi viene sottoposto a dei follow-up periodici presso il nostro centro con screening, biopsie, eccetera.
Entriamo un po' nell'ambito umano, tra virgolette, non prettamente scientifico. Qual è il suo personale ricordo che le ha fatto provare grandi emozioni nel corso della sua esperienza? Beh, le emozioni sono tante. Devo dire che cioè, quando operi un paziente in emergenza-urgenza, la cosa crea un'emozione veramente intensa e poi vedere il paziente che va via con le proprie gambe non ha uguali, per cui ogni paziente rimane nel cuore, indubbiamente. Ed è questa forse la soddisfazione più Sì, grande, sì, aver raggiunto sì, l'obiettivo. sì, esatto. Abbiamo parlato degli adulti, ma in cardiochirurgia sta prendendo piede anche la chirurgia pediatrica. Infatti, da poco tempo è arrivato il programma della cardiochirurgia pediatrica. Su questo argomento abbiamo chiesto al dottor Massimo Padalino, professore associato di cardiochirurgia pediatrica dell'Università degli Studi di Bari, di offrirci il suo parere da esperto. Sentiamo. Le cardiopatie congenite rappresentano le malformazioni neonatali più frequenti in assoluto, con una frequenza stimata attorno a 1 su 100. Questo è un numero piuttosto importante. Se lo riferiamo alle natalità Istat riportate negli ultimi 2-3 anni in Puglia, noi sappiamo che in Puglia nascono circa 260-270 bambini neonati con una cardiopatia congenita. Di questi circa la metà avrà bisogno di un trattamento. Questo è un numero molto grosso perché sono 130 bambini che devono essere operati e 260 bambini che hanno bisogno di cure cardiologiche. Ma non sono solo i bambini, sono famiglie. Queste sono famiglie che devono essere trattate e che si trovano in una situazione da affrontare estremamente drammatica. Ed è per questo che in Puglia dobbiamo dare un'opportunità a queste persone di poter trovare delle cure in casa a casa proprio e di non fare centinaia di chilometri per poter essere trattate. Da gennaio del 2024 sono molto contento di essere arrivato qui al Policlinico di Bari perché qui è la struttura in cui noi potremo creare un centro degno di questo nome che possa trattare il bambino dal neonato al lattante, al bambino in età scolare, ma fino all'adulto. Infatti, tanti bambini operati, la maggior parte dei bambini operati di cardiopatia congenita, sono al giorno d'oggi in grado di sopravvivere e condurre una buona qualità di vita. Alcuni di questi dovranno essere seguiti e il posto migliore per essere seguiti sarà sempre al Policlinico di Bari, dove ci potrà essere un cardiologo che avrà l'expertise della cardiologia pediatrica e delle conoscenze delle cardiopatie congenite e poter garantire la miglior qualità di vita a questi bambini diventati adulti. Il nostro programma è quello di diventare un centro di riferimento del Sud Italia e quindi poter essere un centro di riferimento per non solo la Puglia, ma anche le regioni limitrofe, ed offrire un trattamento dal neonato all'adulto fino al trapianto cardiaco del bambino. Messaggio carico di possibilità e di emozione, molto intenso da parte del professor Massimo Padalino, che ringraziamo per questo suo intervento. Dottoressa Brudaglio, che cosa ne pensa in tal proposito? Che sicuramente l'impegno, la passione dà buoni risultati e incoraggia, infonde speranza non solo tra gli utenti, nella comunità, ma anche tra le giovani leve, i giovani professionisti che hanno veramente necessità di trovare nei senior professionisti delle testimonianze credibili di serietà, di etica e di professionalità. Quindi ognuno di noi è un po' chiamato a fare la propria parte e se necessario anche a donare, ma a donare anche proprio il cuore. È incoraggiante anche il fatto che oggi c'è una diffusione di professionalità in tutta Italia e quindi si possono evitare i viaggi della speranza o mobilità. Questo permette anche di affrontare la patologia in un contesto di rete familiare che si evidenzia come un massimo supporto in questi momenti difficili. E infatti proprio il centro trapianti cardiologico di Bari è tra i primi 20 in Europa e il primo in Italia in numero di trapianti. Insomma, è un messaggio di speranza Sì. quello di oggi.
Una curiosità, dottoressa Lussito, qual è il rapporto tra cardiochirurgia e cardiologia interventistica? Ci sono delle aree di impegno comune? Sì, sicuramente sì. Pensiamo agli interventi di rivascolarizzazione in pazienti fragili, pazienti a rischio elevato. Pensiamo all'impianto di protesi per via percutanea, sempre in pazienti ad alto rischio. Quindi si stabilisce praticamente un art team, si fa un art team con il cardiochirurgo, l'anestesista, il cardiologo interventista e di volta in volta si sceglie la procedura più idonea, meno rischiosa, più sicura per il paziente. Quindi è così, insomma. Questa quinta puntata del TED della Salute sta per terminare, ma come di consueto chiedo alla dottoressa Brudaglio di porre un'ultima domanda alla nostra ospite. Io rimarrei per l'ultima domanda un po' in tema, riprendendo la riflessione iniziale, quella sul cardiochirurgo, che sicuramente è una scelta molto importante, ma che richiede sacrifici, turni massacranti e forse anche poca libertà. E questo ancora di più quando si devono coniugare agli impegni professionali, quelli familiari, quelli sociali. Quindi possiamo dire che c'è una priorità di scelta per il sesso maschile o per il sesso femminile in questa professione, o possiamo farcela entrambi? Indipendentemente dal sesso, cioè è un lavoro impegnativo per tutti, uomo o donna. Chiaramente è difficile coniugare, è inutile dirlo, le esigenze personali, lavorative e familiari, però se, come sempre, si svolge un lavoro che ti appassiona, ti appaga, che ami e soprattutto se sei supportato dalla famiglia, vivi sereno, insomma. E questo quinto appuntamento con il Tè della Salute termina qui. Io ringrazio davvero le nostre ospiti, partendo dalla dottoressa Flora Brudaglio, presidente del Circolo della Sanità di Andria. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E naturalmente anche la dottoressa Concetta Lussito, ricordiamolo, dirigente medico specialista in cardiochirurgia dell'unità operativa di cardiochirurgia del Policlinico di Bari. Grazie dottoressa. Grazie. E ringrazio voi a casa per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento con il Tè della Salute. Alla prossima puntata.